Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi un video che avevo già annunciato su Instagram, la mia pagina appunto Instagram, dove vi avevo fatto vedere il mio make-up, quindi una scatola contenente del make-up. Avevo chiesto se eravate interessate a ricevere un video, comunque o vedere un video del mio make-up. Probabilmente, non so perché non ho ancora deciso il titolo, quindi non saprei, lo volevo appunto intitolare il mio make-up. Mai usato o quasi, perché ho del make up che non ho appunto usato o praticamente poco. Allora, la scatola in questione è questa, anche se vi dico che ci sono altre cose che ho che devo comunque trovare, perché la maggior parte delle cose le ho lasciate tutte in Italia a mia mamma, mentre altre le ho portate e altre ne ho fatte nuove. Diciamo che qua faccio vedere solo quelle nuove, quelle vecchie sono veramente tante. Ok, questa è la scatola. C'è Rudolph, la renna, ok. Quindi partiamo subito perché è tanta roba. Io preferisco tenere il computer così e farvi vedere mano a mano, senza abbassare giù, poi non so, vediamo. Vi voglio ricordare solo una cosa, che avete ancora una giornata, cioè la giornata di domani, che sarebbe oggi, perché il video uscirà domenica, oggi, cioè adesso sono le 9:37. Quindi sabato, quindi voi lo vedrete domani questo video. Vi ricordo che c'è ancora attivo due giveaway sul mio canale, uno per quanto riguarda l'action camera e il set di pennelli make-up, e l'altro che terminerà appunto domani a mezzanotte è quello con Rapesco. Vi metto nel pallino informativo i due giveaway. Quello che scade prima è quello di Rapesco, quindi metterò quello, e più avanti vi metterò anche il mio, che scade, cioè c'è tempo prima che scade, non ha una scadenza, diciamo, non ho prestabilito nessuna scadenza. Quindi iniziamo, perché le cose sono tante. Voglio iniziarvi da una palette che andava un po' di tempo fa, una delle collezioni di Essence, il quartetto. Questa l'avevo presa anche per un giveaway, cioè l'ho già dato, diciamo, ed è stato il giveaway di San Valentino di un anno fa, in collaborazione con il gruppo. Questa palette, per esempio, non l'ho mai usata, infatti, ragazze, è nuova praticamente, non so se vi vedete, ma è nuova. Credo che tutti conoscono la marca Essence e che sanno comunque i pigmenti e tutto. L'avevo presa di questa tonalità perché sono tonalità più o meno che, a parte il nero, che mi piacciono di più. Poi c'era questo grigio perla che secondo me è molto bello. Lo andiamo subito a. Sì, è bello, però non si vede. Cioè, voi non vedrete nulla, quindi ve lo faccio vedere da qua. È bello, è una sorta di bianco e grigio, è bellissimo. Poi c'è il bianco, che è il mio preferito, e il lilla, che non è male, mischiato al bianco, diventa molto bello. Devo ancora usarla. Andiamo per palette, anche se non sono molto brava. Un'altra nuova che ho dato sempre nel giveaway, che l'ho voluta anche per me, l'ho presa sia per il giveaway che per me, quindi è questa della palette, piccola palette della Max Factor. Mai usata anche questa, infatti è sigillata, è nuovissima, cioè praticamente la apro adesso con voi. Quindi, dove si apre qua. Ok, perfetto. Ah, il suo scovolino, no, scovolino, la paletta per appunto l'applicatore, che a me piace moltissimo perché è quasi preciso. E i colori ho voluto un po' usare perché mi sono piaciuti. E sono tutti sul color oro, bronzo, brown, quindi tutti colori molto così. Vi faccio vedere questo qua. Vabbè, parliamo di Max Factor, quindi voglio dire, è una buona marca. Anche se io di Max Factor, devo essere sincera, ho usato più che altro rimmel o comunque matite, ma palette mai, per questo che l'ho voluta prendere, però non l'ho mai usata.
Poi anche questo l'ho preso per un giveaway su Facebook, comunque su Instagram, non so, ne ho fatti un po', anzi su Facebook ancora no, ho raggiunto i 1000 e passa mi piace. Infatti ragazzi, questo è chiuso ancora ed è un power, aspettate, vediamo se riesco ad aprirlo. Hard Candy non è una marca, quindi è così, insomma, l'ho preso in giro per negozietti qua a Reading o da Primark, o comunque uno di questi negozi che comunque ha tante cosine nuove. Ok, aspettate, è un pick up line ed è un duo di, non so se vedete i colori perché insomma la telecamera li potrebbe sfalsare parecchio, ma sono tipo un verde Tiffany, che è questo, e la tonalità più scura. Forse non si vede. No, comunque, e l'altra scura è questa qua. Questa è bellissima. E anche questo non l'ho mai usata. Di ombretti passiamo alle V7. Ne ho due. Una è la Natural Nude, quindi sono tutti colori nude. Aspettate se riesco ad aprire. Ecco qua, vedete? Questa. E adesso vi la apro. Allora, questa qui non l'ho mai usata. Cioè, l'ho comprata, ma non l'ho mai usata. E sono tutti nude, ora inutile che vi swatcho perché sono tutti colori molto molto neutri, diciamo. È questa. L'altra invece che ho usato, cioè le ho comprate tutte e due insieme, ma ne ho usata solo una, è questa. Ok. E dalle tonalità che a me piacciono, quindi bianco con il glitter, quindi un po' di perlescenza, bianco normale, poi tutti ad andare ad scurirsi, diciamo. Infatti, se notate, io ho usato solo questo e questo, gli altri non li ho ancora usati. Ha appunto lo specchio qui, se vi volete dare un'aggiustata, ragà. Vediamo se ce la faccio. Vabbè. E quindi queste erano le palettine della V7. Dopodiché ho la palette che dovevo mettere in un giveaway su Instagram, ma poi mi si debalma, mi sembra, o su YouTube, che è una palette che mi è stata anche consigliata. Avevo chiesto appunto che tipo di palette potessi prendere, ed è quella della Saffron, che Aster Beauty mi consigliò già un anno fa, e l'ho presa appunto per YouTube per fare il giveaway. Poi invece ho cambiato idea e ho messo la palette di The Balm. Eccolo qui. E li sto usando, cioè lo sto usando io. Infatti, per il trucco di oggi, che ormai sarà una schifezza perché comunque è arrivata la sera, devo ancora struccarmi, ho usato due tonalità. L'ho usato pochissimo, Lo faccio vedere con questo. Questo è l'applicatore, bello lungo, a due. Ho usato prima il chiaro, questo, non so se si vede. Poi quello più scuro, quello a fianco, questo. Quindi prima questo e poi questo. Non so se vedete perché insomma la telecamera è quella che è. Allora, mi piace tantissimo perché sono dei colori pigmentati, ma proprio tanto. Infatti Aster Beauty me lo ha detto. Maria Teresa, la saluto, un bacio se stai guardando questo video. Però finché uno te lo dice è un conto, finché quando l'acquisti e poi lo provi tu è un altro conto. Ne proviamo qualcuno perché sono veramente bellissimi.
Proviamo quelli un po' più pastellosi, che è questo celeste. Sono polverosi, però perché sono pigmentati. Vediamo un po' se riusciamo. Non si vede molto, però vi garantisco che il colore c'è. E poi ci sono tutte le tonalità del blu, il verde che trovo anche molto carino, anche se io dove vado che si c'è col verde. Proviamo qualche rosa un po' più scuro, ecco questo viola, violetto. Guardate che bello, brugna. Vedete, questo è bellissimo, è molto bello e mi piace e l'ho usato un po' a random, il rosa, il bianco e qualche marroncino, appunto quello di oggi è con questo qua. E poi la cosa carina è che ha uno specchietto, un angolo di specchietto proprio qua sotto, vedete? Proprio giusto per gli occhi. E questa è Saffron. Che la consiglio perché ha un buon prezzo, non supera i 3 pound che sono 4 euro. Ci sono tutti i colori che volete, cioè ci sono tante tipologie, però sono palette abbastanza complete, cioè possiedono dal nude ai più freddi, ai più caldi, alle tonalità più chiare, più scure. Qui non ce ne sono molti, però ci sono, ovvio non ci può essere proprio tutte le tonalità a scalare o a salire, però è un buon compromesso sia di prezzo che di qualità. Ripeto, sono abbastanza polverose, ma hanno un pigmento veramente eccezionale. E questa è Saffron. Cercatela perché adesso stanno uscendo molte linee nuove, ero andata sul loro sito e i prezzi sono wow, da paura. Allora ragazza, abbiamo quasi terminato, ne abbiamo due. Vi faccio vedere prima questa che è di Amazon, con una collaborazione a Amazon che avevo già pubblicato, ma ne ho altre solo che appunto un po' sono nel bagno, un po' in camera, nel cassetto. Questi sono, è arrivata con tutti questi pennelli che ho già usato. Poi c'è questa piccola palette, tutti conoscete ormai la Start Makers, scusate, e non sono male, diciamo che io mi sono trovata abbastanza bene. Questa non so se è la palette o sono i correttori, no, è la palette, ok, sì, l'ho usata, parecchio, è molto buona anche questa di palette, è polverosa come vedete, eh. Questa ha dei buoni pigmenti, è ben fatta, è tutta brown sui toni, ci stanno questi due che sono color pesca, c'è il bronzo, c'è il marrone, c'è il cioccolato, c'è color cappuccino, credo questo sia corretto, ma non saprei, sembra tipo color fard, non so se lo vedete. Poi c'è il grigio, il bianco perla e il bianco normale, questi due qua, uno è perla e uno è bianco normale, questi due sono pesca e insomma questi. Mi trovo abbastanza bene anche con questa, anche perché cioè, ragazzi io non è che mi trucco tutti i giorni, sono sincera, però quando mi trucco insomma mi piace sperimentare, provare. Tanto qua guarda la cosa bella dell'Inghilterra che puoi andare pure vestita da Arlecchino con il trucco da, non lo so, un trucco bello forte che nessuno ti dice niente. Quindi io mi posso mangiare la mia cosa è che mi trucco come mi pare. Cioè, non sfiguro, ecco. E poi c'è la Roc, questa che è una marca sempre di qua, ma credo che la conoscete anche lì, cioè di qua, no, non so se è di qua, però è conosciuta. E sono 88 naturali, cioè 88 tonalità naturali per appunto gli occhi. E adesso vi faccio vedere. Aspettate che sto aprendo. Ecco, vi ho mosso, scusate. Ok. E diciamo che di questa palette non mi piacciono le cialdine perché sono molto piccole, però vabbè.
come abbiamo detto, sono tutti sulle tonalità naturali. Eccole qua, sono tanti. Adesso come ve li faccio vedere? Qui c'è l'albero di Natale, Rudolph e Babbo Natale, vabbè, vedete? Sono parecchi, magari alcuni si vede, cioè un prugna, un pesca e vanno poi a scalare. C'è nero con i brillanti, c'è una parte tutta shimmer, se si può definire così, di naturali, e poi abbiamo tutti i freddi, sì, nel senso quelli un po' più scuretti, e poi abbiamo di nuovo gli shimmer che vanno, questo per esempio shimmer, e gli altri sono tutti opachi, variano, diciamo. Questi sono 88 a due applicatori, due di questi che non sono un granché, ve lo dico. Bah, magari non capisco niente io, comunque non mi piacciono molto, sono un po' duri. Ok, e poi ha lo specchietto qua. Qui, vedete? Ciao! Ok, e questa era la palette La Rock. Anche La Rock ha un buon prezzo ed è una qualità abbastanza buona, nel senso che io non ho mai usato, forse sì, ho usato i bianchi, ma altri no, diciamo, non ho avuto occasione, diciamo, però. Anche perché sono tanti i colori, quindi non saprei da dove iniziare. Ok, vi faccio uno swish di qualcuno per vedere. Allora, quello sto litigando con l'applicatore che non entra nel suo posto. Ok, vi faccio vedere il nero, ma il nero che è shimmer, tutto brillantinoso, e vi faccio vedere il nero opaco, così vedete la differenza. Ok, opaco e shimmer. Vedete la differenza? Non lo so. Questo è shimmer e questo è opaco. Non so quello che vedrete, ma voilà! Cancami, spazzacami. Vabbè, chiudiamo e mettiamo a posto La Rock. Ne ho anche una per voi, non so se queste tonalità o non mi ricordo, che l'ho presa un anno fa, perché appunto devo fare una serie di giveaway sulla pagina Facebook che non ho ancora fatto. Ok, passiamo, matite non le ho qua, ho solo questa, le altre sono o di Primark o di Kiko, sono le classiche line, insomma, matite nere. Poi ho, vabbè, queste sono intrusi, sono le lime, le lame, come le chiamate, quelle, vabbè, ok. Allora, parto con i rossetti perché ne ho un po' e non sono nemmeno tutti, però vabbè. Allora, partiamo con i lucida labbra, che ne ho ben tre, ma ne ho altri sparsi in qualche borsa. Ok, parto con quello della un po' vecchio, diciamo, della Pupa, che però l'ho riacquistato un anno fa e l'ho usato veramente poche volte. È carino, non è niente di che. Aspetta, ecco. Non so che vedete, però è molto carino. Poi ho questo qui, Glossy Stay 3D della Rimmel London, che ho usato una volta sola, che è molto carino. Però, insomma, costicchia un po', a dire la verità, non è che, insomma, il prezzo non è dei migliori. Ok, ed è un, non so se definirlo più pesca o un aranciato un po' particolare. Vediamo un po'. Qua non mi rimane niente. È molto leggero comunque. Eccolo, vedete? Ma non è male, è bello. L'effetto sulle labbra è molto bello.
E poi abbiamo uno che è Metallic Lip Polish, che è quello che ho sulle labbra, calcolando che ho il burro di cacao sotto, ma il colore è leggermente più forte, è tipo un fucsia. No, vabbè, questo è buono. E diciamo che a seconda quanto ne carichi, lui va. Puoi fare leggero, leggero. Ecco, questo è il colore originale. Bello. Io ce l'ho chiaro perché appunto sotto ho il burro di cacao. Perfetto. Lucida labbra. Ah no, aspettate. Non credo che rientri come rossetto, ma potrebbe rientrare come un lucida labbra, che è questo della Catrice, che ho adorato per un sacco di tempo. È un lip balm stick Sugar Shock Candy Shock, è il C02 se per caso vi può interessare, perché Catrice insomma lo trovate da tutte le parti, che assomiglia a quei rossetti che vanno adesso di moda, che dentro hanno il fiore, però questo dentro invece c'ha il rossetto. Vabbè, mo c'ha una forma un po' particolare, ragazzi, però prima era più carino, diciamo. Questo, vedete che è trasparente qua, lo vedi? Lo vedete? E dentro c'è il rossetto e colora. Vediamo un po' se riesco. Ma ecco, questo è un rosa leggero, tenue, e l'ho adorato per parecchio tempo, infatti, insomma, ed è un lip balm, ed è della Catrice. Non mi ricordo il prezzo perché l'ho preso un annetto fa, più o meno, no, nemmeno, no, deve fare ancora un anno, e l'ho preso da insomma, una profumeria grande che c'è qua. Cioè, non è solo profumeria, è un po' di tutto. Ok, mettiamo il lucida labbra da parte. Allora, poi vi faccio vedere un campione che mi hanno dato della Rimmel London Lasting Finish di Kate Moss. Regalavano dei campioni al centro commerciale. E questo è stupendo perché è rosso, ma rosso è bellissimo. Poi mi piace il rosso. Solo che dove lo faccio vedere? Qua, qua, qua. Guardate, wow, da spettacolo. Poi a me il rosso piace tanto, quindi va bene. Altro rossetto è della Mua, che mi è piaciuto anche tanto. È più un rossetto carne, quindi color carne. L'ho usato abbastanza. E dove? Madonna mia. È bello, molto bello. Vedete? La cosa più carina di questo rossetto è che sotto questo qui si apre. Guardate, però non l'ho mai usato. Sì, volevo far vedere giusto per rendervi partecipi, ma partecipi. Vabbè, insomma. Ok. Pure un buon profumo. Carina questa cosa perché mi è piaciuta appunto subito, e anche questo l'ho presi in qualche centro commerciale, c'erano le offerte. Passiamo al rossetto della Rimmel London, questo precisamente. Ah, aspettate, non vi ho fatto vedere il numero, si vede che non sono abituata. Allora, ah no, ma raga, qua non c'è il numero. Barshad 14 può essere, non lo so se vi interessa. Questo non ce l'ho il numero. Ah sì, il 22, se vi può interessare, rossetta il 22 della linea Kate Moss, quello Shock Chic Shock. Questo invece è l'850 Rouge, anche questo aspetta, ah no, è proprio storto lui, ok. E anche questo è rosso, non è proprio rosso, è più un mattone, però è bello. Sì, sono simili, è un po' più rosso, vedete? E questo rossetto ce l'avevo nel video del giveaway di Rapisco, quindi se siete curiosi di vedere come sta, cliccate il pallino informativo. Rossetto
pezzetti. Ok, abbiamo uno così preso, non l'ho mai usato, è un rosa Barbie. Vi dico subito che non mi piace già adesso la scrivenza. Ah vabbè, non si vede nemmeno, wow. È questo qua, comunque. È proprio rosa Barbie, non mi piace, penso che lo butto perché lascia tutti del... L'ho presi tipo a un mercatino, quindi vabbè, insomma. Ok, poi abbiamo... Ne manca uno di rossetto che non so dove sia. Abbiamo tre rossetti MAC. Sono delle linee più conosciute o comunque insomma già vanno lo stesso. Allora ho questa qui che è MAC at Paris. Precisamente era quello rouge. Questo. E il colore è questo qua, che l'ho mischiato con un altro e ve lo faccio vedere. Qui è bello, molto bello questo, vedete, bello bello, l'ho usato una volta. Ok, sempre della MAC abbiamo Lady Danger, credo che sia insieme al Diva quelli che vanno di più, ed è un rosso sfocato, credo che sia, sì, un aranciato, l'ho usato un paio di volte come potete vedere. Ok, aspetta, ho mischiato con l'altro, rimane molto sobrio, eccolo qua. Non è proprio rosso rosso, cioè vedete la differenza tra questi e questo. Questo è proprio rosso, un rosso... non so come definirvelo. Un rosso chiaro. E poi vabbè, c'è lui che è il Diva. Che però mi sembra che non l'ho mai usato, sarà? Boh, non mi ricordo. Diva, che è... sì, l'ho usato. Questo. Eccolo qua, bellissimo. Mattone, prugna, no, più mattone, bello. Ecco. Vi assicuro che se io uscissi così adesso in mezzo alla strada, nessuno mi noterebbe. Perfetto, i rossetti sono finiti, questi della MAC. Ce n'è un altro, forse qualche altro in giro. Aia, poi magari li recupererò. Abbiamo una serie 2, 4, 5 di 5 rossetti della V7, li presi su Amazon, tutti e 5, li ho pagati, ok, ancora non ero una recensitrice, si può dire, e li pagai, non mi ricordo, comunque poco, erano in offerta, e sono tutte sulle tonalità del marrone, o comunque andando a... schiarire e scurire. Partiamo con quello più scuro. Allora, ve li faccio vedere prima tutti insieme, se ci riesco. Come va? Così, così. Eccoli. Partiamo da questi tre che sono i più scuri, più o meno. Questo è quello più scuro, che non ho mai usato, quindi è nuovo, ragazze, vedete? Nuovo, nuovo, nuovo. E... questo non si vede una minchia. Vabbè, ormai l'ho detto. Ecco, la tonalità è questa qui. È un po' come quello di Mua. Sì, può essere. Dov'è Mua? Qua. Non mi ricordo più. Mua è qua, no? Più o meno, è un po' più scuro questo qua, però ci siamo. Quindi questo, quello più scuro. Poi quell'altro scuro che si vede già comunque da questa cosa trasparente, ha ripreso un po' la cosa di Mua, vedete? L'ho un po' copiato, Vabbè. A questo sì l'ho usato perché l'ho mischiato. Ok.
ed è più o meno simile, cioè cambia veramente di qualche gradazione, vedete? Ok, poi abbiamo l'altro, che dove lo metto? Qua. Anche questo cambia di poco. Questo è un po' più chiaro, ovviamente. Poi ne abbiamo gli ultimi due, che è quello proprio che a me mi sembra tipo un latte e caffè cappuccino di colore, e quello un po' più scuro. Proviamo prima questo. Ecco, questo. Sono più o meno tutti simili, devo essere sincera. Però la tonalità si nota. Poi c'è quello chiaro chiaro, che è tipo effetto correttore, ce l'avete presente? Questo però l'ho già usato, non c'ho più spazi, ragazzi. Ecco qua. Aspettate. È bello. Somiglia in tutto e per tutto in quello della Mua. Questo sì, ci assomiglia di più. È chiaro, vedete? Come lo faccio vedere? Non lo so quello che vi dire. Secondo me non vedete niente. Comunque, questi erano i rossetti. I 5 rossetti della V7. Voi direte, ma perché l'hai comprati se poi non li usi? C'avete ragione, però il fatto che, siccome che era un pack, non potevo sceglierne uno o due. C'erano anche quelli rossi, le tonalità dei rossi, insomma, c'erano parecchie soluzioni, però non ne potevo comprare uno in particolare, ma era un pack di 5, cioè di 5 di 5 rossetti, quindi non potevo sceglierlo io, e quindi ho detto ma sì, prendiamoli. Ah, scusate, guardate, non è che sono la frana io. Questo è in the buff, ma vedete i colori, ma in the buff, poi c'è il suo hade. Me lo devo dire prima, scusate ragazze, ma non me ne sono proprio accorta. Purtroppo non sono abituata a fare queste cose. Silk, quello scuro scuro, è silk. Latte, fatto. E vanilla. Scusate, devo dirvelo prima, però. Okay. Perfetto, quindi questi erano i 5 rossetti, quindi come vi ripetevo, come vi stavo dicendo prima, non potevo sceglierne uno, visto che alla fine erano tutte comunque tonalità carine, cioè non troppo scure, ho detto ma sì, prendiamole. Poi per il prezzo superavano nemmeno 10 pound, quindi ho detto ma sì, era un'offerta lancio, e su tante che ce n'erano, queste mi piacevano di più. Volevo prendere quelle del color rosso, ma c'erano tre di quelli che, a parte che li vedevo tutti uguali, ma poi erano troppo, cioè io già non oso mai mettere il rossetto rosso, anche se mi piace, perché ho paura che mi sta male. Però ogni tanto che ho la testa a 24, non me ne frega niente, prendo, spalmo, e chi si è visto si è visto. Quindi ragazzi, il video termina qui, direi che va benissimo perché sono 35 minuti, spero che vi siete accompagnati con un tè o con un caffè o con un latte e caffè, con che vi pare, perché è stato lungo. Spero soprattutto che vi è piaciuto. Ripeto, ho ancora qualcosa in giro, soprattutto di matite per labbra, però ecco, magari ce l'ho nella pochette sopra, sinceramente non ci ho pensato ad andarla a recuperare, e sicuramente altri lip balm, perché a me piacciono molto questi lip balm, perché per tutti i giorni, anche perché a scuola io non sono abituata a truccarmi, quando porto mio figlio a scuola difficilmente io mi trucco, non mi piace, però un tocco di lucida labbra, magari un poco di matita nera, giusto per non far vedere che sono una zombie, ci sta. Il rossetto magari, ecco, più quando esco, ma per la scuola quasi mai, né la mattina né il pomeriggio, cioè non mi piace. Perfetto, io stavo risistemando un po' tutto. Ripeto, se il video vi è piaciuto, io spero di sì, perché insomma ho messo un po' di, come dire,
l'anima per farlo, perché io non sono portata per queste cose. Lasciate un like, ricordatevi di andare a vedere il giveaway. Mo dove tocco sono tutta sporca, cioè voglio dire, ragazzi, cosa che va bene. Andate a guardare il giveaway di Rapesco e ci saranno ben tre vincitrici o tre vincitori o tre, ecco, vincitori appunto in generale. Non li deciderò io, ma farò un'estrazione tramite random.org, dove vi ho chiesto se preferite una live su YouTube, su Facebook non credo perché non è inerente, credo più su YouTube. Devo anche vedere come funziona perché non lo so, non l'ho mai fatto, non saprei. Vediamo un attimino, devo calcolare le risposte se sono più la live su YouTube o più un video normale su YouTube. Quelli che avranno più maggioranza sceglierò, così non diamo torto a nessuno, non decido di testa mia, perché insomma lo decidete voi, perché il giveaway è per voi e amen. Il premio lo invierà direttamente l'azienda, quindi è un giveaway aperto a tutti. Ho parlato già tanto, io vi do un abbraccio, tanti baci e una buona domenica, e lascia un like se il video è piaciuto, lasciami i commentini qui, qualsiasi esso sia. Ciao!